Noi del Rugby Perugia Junior abbiamo una situazione irreale, ovvero grazie a società anche di altri sport tipo il calcio, tipo il Monte Morcino, i nostri ragazzi si stanno cambiando sugli spogliatoi che il club il Monte Morcino ci ha dato e poi si devono spostare per andare a giocare sui prati erbosi. Allora i più piccoli li facciamo giocare sui campi qua vicino, che sono anche protetti magari dalle auto che comunque all'interno del percorso verde generalmente non ci sono, e mentre quelli più grandi faranno un allenamento della categoria, dopodiché sudati torneranno indietro per la strada che hanno fatto e faranno la doccia lì a Monte Morcino e poi torneranno a casa. Il campo è quasi sempre vuoto, noi siamo venuti giù quasi tutti i pomeriggi e tanto più era vuoto nei giorni in cui l'avevamo chiesto, però finora non ce l'ha concesso nessuno. E siamo qui in mezzo alla strada aspettando che qualcuno ci dia udienza, possibilmente il comune, che è comunque il proprietario del campo e anche quello che dovrebbe farsi garante del rispetto di tutte le norme previste dalla convenzione. Una delle due società, il Rugby Perugia, noi siamo Rugby Perugia Junior, Rugby Perugia ha la concessione che ha vinto da bando comunale, dice che a noi spetta solamente il 20%, mentre l'articolo dice almeno il 20%, fatto salvo il massimo utilizzo. Quindi significa che essendo un bene comunale, che tutti noi paghiamo, deve essere utilizzato per il suo massimo utilizzo. È un peccato, anche perché oltre a violare un diritto che è quello del diritto allo sport, rischia di far morire un movimento che in questa città è abbastanza significativo, perché 180 tesserati sono 180 ragazzi dai 5, anzi forse dai 4 ai 18 anni che vogliono giocare a questo sport. Ci sembra assurdo di dover rimanere fuori quando in questo momento sul campo ci sono 12 ragazzi che, poverini, si stanno allenando, ma è la prima volta che arrivano a quest'ora, quindi evidentemente c'è stato una sorpresa. Per noi questo significa, la negazione di questo diritto significa dover migrare da un campo a un altro, con evidenti problemi anche di sicurezza per i ragazzi, perché il rugby è uno sport che pretende, diciamo, determinate strutture. Il campo da rugby di Pian di Massiano è potenzialmente un campo stupendo, perché ha 3 campi, 2 blocchi spogliatoio, e quindi noi siamo sicuri che c'è posto per tutti. Il sindaco Romizzi e l'assessore Pastorelli ci devono spiegare perché questo non è così. Le parti non riescono a dialogare e il comune non riesce a far vedere la soluzione, che già al tempo aveva già dimostrato essere attuabile, come sempre. Sono 2 campi da rugby, 4 spogliatoi, c'è spazio per tutti.